Il Teatro Rendano è stata la cornice ideale per l'ottava edizione del concorso nazionale di danza Città di Cosenza. Tante le scuole che hanno preso parte alla kermesse, che è stata certamente una vetrina importante per giovani talenti. Come ogni anno il concorso sostiene la Lega Italiana per la lotta contro i tumori attraverso una donazione e l'assegnazione del premio Carmen Varlaro, giovane artista scomparsa prematuramente. Il concorso nasce con il premio speciale Carmen Varlaro e che naturalmente mettiamo ormai un binomio che funziona, l'ILT, e riusciamo a fare comunque beneficenza per una causa giusta e buona. Sono molto contenta di essere qui anche quest'anno e in modo particolare quest'anno ho notato molta più affluenza, oltre che tra ragazzi di età intermedia, ma anche tra i piccolissimi, e quindi vedo che cresce molto questo interesse verso questa manifestazione, questa iniziativa che avvicina i giovani che aspirano a studiare questa disciplina artistica meravigliosa, ma anche hanno questa voglia di confrontarsi e quindi di fare nuove esperienze e di venire anche a contatto con realtà professionali.